Allora, la parola impegno, perché se qualcosa prolungato nel tempo deve esserci una continuità, e una buona continuità porta a un buon lavoro di volontariato. E la parola collaborazione, perché essendo da soli è molto più difficile fare qualcosa rispetto ad un grande gruppo di volontari. Il progetto di Piazza Ragazzabile a cui ho partecipato per 2 anni è una grande soddisfazione, perché vedere un parco ricolorato in sole 3 settimane ti rende felice. Gli aspetti negativi possono essere la mancanza di tempo per uscire magari con gli amici, o il fatto di sapere di avere un impegno fisso che ti porta via del tempo libero, però dall'altra parte ci sono la soddisfazione di poter aiutare qualcuno e sapere che si sta facendo qualcosa di buono per il proprio comune. Ma credo che fare volontariato dia grande soddisfazione, soprattutto se fatto bene, con impegno, perché può portare spesso a soddisfazione personale e aiuto verso qualche altra persona.